Avete aspettato 7 mesi per un nuovo Harry Potter. Ormai sono 9, ma lascia perdere. E finalmente, eccolo! Harry Potter, i regaletti del decesso. I doni del muori. Della morte. Harry Potter 7. E questo è il primo video di 7. Ne uscirà uno ogni 7 giorni. Per 7 settimane. Tutti 7! Che sto film hanno fatto il ragionamento che ho fatto io in piccolo. Troppa roba o Dividemon 2. Hanno fatto Kill Vold volume 1 e Kill Vold volume 2. Bravi, lo vedi? Ma potevi farlo pure al quinto libro, che è il più grosso, lo fai qua. Ma anche se so 2 film e l'hanno divisi, è lo stesso libro. Quindi per me è uno. Anche perché sennò dovrei fare 4 parti, no? Sarebbe parte 1 da parte 1, poi parte 2 da parte 1. Non ci si capisce niente. Ma allora anziché 4 video, perché non 7? 7 non è il numero magico per eccellenza. Sto giro faccio le cose in grande. Le cose in gorge. O grande o muori. Che magari usciranno anche video più corti, eh? Più corti. Mezz'ora l'uno minimo. Ma minimo. Se no ne farei uscire uno ogni 25 giorni. Da un'ora e mezza. Come le altre volte. E il canale rimane un mese senza video. Che una cosa del genere è come se avessi fatto 4-5 puntate di Death Note tutte insieme, eh? E per chi aspetta Death Note, scusate, scusate, mi farò perdonare. Dopo tutto sto trono e tutto sta ripotte. Ma pure io le voglio fare, eh? Pensa, ci metto pure davvero a fare una puntata di 20 minuti, no? No, come questo, un'ora e mezza, un mese di lavoro, giorno e notte editiamo Harry Potter. E poi mo demonetizzano pure tacci loro. Fa piacere sapere che i miei 3 video con più views, io non più una lira per 4-5 secondi di canzone da merda. Per esempio questo in 1 ora e 20, io 1 ora e 20. Mad World, queste 2 parole da canzone? Copyright. Mannaggia i nati babbani, ste major poracce. Vabbè, Harry Potter, yeah! Diviso in 7, come volti. E lo so che potevo dividerlo in più parti pure prima, ma so ossessivino compulsivo e ho iniziato a farlo in 2 parti. Quando ero piccino i video duravano pure 20 minuti. 20 minuti! Colgo l'occasione per ringraziarvi, perché ogni cazzo di video di Harry Potter, compresi i primi, quando c'avevo 3 fan, 3, è finito in tendenze. E allora finisco così. 7 video del 7° libro, del 7° film. Ogni 7 giorni, 7 parti. 7, 7, 7, il prescelto non si avada. Poi 7 video. Faccio più sorti, più pubblicità. Per voi lo faccio per voi. Che escono più spesso. 7. È poetico finir così e basta po'. Titoli di testa. Ma vedi che sono sempre più depressini. T'avevo detto, sti titoli di testa. E che cos'è? Pure al logo gli è più male. E se sfascia, perché ormai è tutto corrotto. De Voldi se cagano sotto. L'ultima speranza è Harry Potter. Speriamo che pia le botte in sto film che è numero 7. Il 7° numero magicissimo film di Harry Potter comincia bus con un piano all'americana degli occhi di Scrimgeour del primo ministro. In realtà il libro inizia con ognuno dei mangiamorte, ma vabbè. Qua inizia col discorsone. Ma io dico questo a tutta la cittadinanza. Il doppiatore di Xavier, vecchio! Difenderemo i mutanti! I maghi! Sto doppiatore fa sempre la stessa parte. Difenderemo la minoranza di turno! Se sarà pure rotti i boccini questo, vabbè. E tutti. Yeah! Bravo! E il primo filler. Via! Hermione legge la Gazzetta del Profeta. E del Marchio Nero, apparsa a Hogwarts al film, quello di prima. E in tanti mi hanno contestato che è apparso dopo perché lo evocano solo quando muore qualcuno. Comprensibile che non lo sapete, visto che questi film sono il male reincarnato, altro che Voldemort. Ma, no regà, pure se arrivano e te rapiscono, Marchio Nero. Anche alla Coppa del Mondo del Quimbris hanno fatto solo bordello. Non è morto nessuno, ma comunque Marchio Nero. È il loro logo! Non deve morire per forza qualcuno, non è Red John. Per questo ci doveva stare sia la Tana, visto che mettono scene che non esistono, e da Silente. Ma da prima che tornasse lui! Ce lo mettono apposta pure per attirarlo, per farlo sbrigà. Lo vedono da Hogsmeade, già l'ho detto. E dai, eh. Comunque, legge del marchio. E di una famiglia babbana badata malissimo. Ed empatizza Bus. Chissà perché. Forse perché pure lei c'ha una famiglina babbana. Dalla famiglia babbana si passa alla famiglina carotina. A dare sempre quel mostro architettonico che sta su grazie alla magia. Ve dovevano multa. Una cosa buona dell'altro film. Oh, che hanno abbattuto quell'abuso edilizio. Ma vabbè. Ron Basito. Ron? E dai cazzo, già cominciate?
Sì, niente. Basito e via! Con la prossima scena, no, con la prima scena tagliata! Ma che pensi che lascio fuori qualcosa? Famo proprio i director's cut, i director's di findo. Metto pure ste scene, i fegatelli, i fegaterri. Eccolo Harry, ciao! Prima scena tagliata, che era pure filler, quindi avete fatto bene. Cazzo fate ste scene inutili che poi tagliate pure. Ron e Arthur parlano. Presumo parlino dei Radio Potter. Come si chiama? Radio Potter. Cringe, lo so. L'ultima stazione radio rimasta contro Voldemort. Ma uno è troppo presto, perché Voldemort si fa bordello ma ancora non ha fatto il corpone d'estato. Due, falla vedere dopo. Col trio dell'ave magia in tenda, che ascoltano tre cani, tre grami. E questa è la radio della zona patata. No, ok, fine scena. Era una stronzatina. Ma te lo dico, c'è stava pure questa. Torniamo da Hermione, che oblivina i genitori. E questa è Kat. Sì, sì, me l'avete detto tutti. Ma lo sai chi ci starà, sì? Lo so. Fa sempre la madre di qualcuno. Una partona gli hanno dato, tra l'altro. Quelli di telefilm, quando li vedi nei film, fanno sempre delle parti del cazzo. So qualcuno in TV, ma nel cinema. Dai, Hermione, pezzo alla Man in Black. Matt in Black. Gli spara flash alla memoria. Voi siete Chandler e Monica. Wendell e Monica Wilkins. E volete andare in Australia. Ma l'Australia non esiste! La Terra non è tonda, non è piatta. Infatti, non è nemmeno piatta. È a forma di avvincino. Andrete in Australia perché vi piacciono i canguri. I canguri belli. Anzi no, siete Catelyn Stark e tizio che non ha fatto carriera. E tu dovrai odiare i bastardi, che so peggio dei nati babbani. No, saresti dovuta cadere te dalla torre, non Silente. Troppo tardi, anzi. A quanto pare l'Oblivion fa pure sparire la gente dalle foto. A caso proprio. Ma vabbè, ma immagino questi quando si svegliano. Caro, che cazzo metti le cornici vuote sui mobili? Ma io, ma sei pirla, dovevo sposare un mago, no, come diceva Edmure. A cazzo, mischio tutto. Questa scena è per farti capire il sacrificio di Hermione. Ho capito, ma vorrei le scene vere. Che lo capisco uguale, il sacrificio di Hermione. Frate, in sostanza, Hermione, ciaone, bus. E secondo filler, via. Che questo non è proprio un filler, perché lo fa. Oblivina veramente i genitori. Ma lo racconta in due righe di libro, non è che c'è il point of view vero. Ci avete voluto fare una scena? Va bene. Ma se avete tagliato qualcosa? A parte sta scena, perché seconda scena tagliata! Dove Huxley entra in, penso sia casa di Hermione. Mi pare la stessa, solo senza mobili. Dove però i genitori già se sono dati. E fine. E ok, torniamo al film vero. Scena dei Dursley, che se danno pure loro. Fine. E no, l'ho appena detto che non dovete tagliare cose. Via. Terza scena diffindata. Diffindata dalle imitazioni. Dai, Gemino. Basta. E quarta insieme. Ma sì, dai. Terza e quarta scena tagliata. Ma quante scene tagliate poi all'inizio? Gli era presa bene all'inizio. Dai, posso rotti le palle. Che la quarta è ancora più importante. Ve dovete sta buoni con quei mani. Ve le taglio io a voi. Ci do a sala, addio ai Dursley, porco James. Ci ha passato la vita Harry con questi. Da 1 a 11 anni. I Dursley, l'avevo detto, morti così. Morti nel senso di trama, loro sopravvivono. Ma spieghino numero uno del muoricino. I Dursley se ne stanno andando perché c'è un programma di protezione per loro. O Voldemort se li inguatta e gli fa le cose brutte. Per sapere dove sta Harry. Come gli dice a zia Petunia qua? Questa è la terza scena tagliata. Che meno male che l'hanno tagliata, perché qua Petunia dice una cosa proprio che non se può sentire manco con orecchio blunghe. Quella notte non solo tu hai perso una madre, io ho perso una sorella. Ma che sta a fa' dispiaciutina mo? Ma non è vero niente, non l'ha mai detto! Ma volete far empatizzare il pubblico con Petunia? Petunia! La babbana più infame dei Private Drive! Che ha trattato a Vincini in faccia Harry per tutta la vita, stanzine sottoscala e abusi psicologici veri sui minori! Che Harry te dovrebbe avatà e andare a taxi strappando col sorriso! Siete la merda della merda del tuo marito! Ho perso una sorella! Ma vaffan Crocrux! In realtà lei sta per dirgli qualcosa? Ma poi se dà. È caccia la vera. È Dudley che fa le cose serie. Quarta scena tagliata. Qua Dudley. Ah, qua Dudley. Qua la quarta scena. Qua quarta Dudley. Il ragazzino un pochino viziatino. Didino piccino. Te sale da sei libri che lo odi. Tutto passato. Che vorrei dire, Didino non è proprio così. Questo è un hippie tossico. No, vabbè. Però boh, ma che hai fatto una marmellata dei colori primari e quello che scide scido. Ma comunque, Didino mo è una branda. Muscolosissimo, campione de box. Il classico tipo cicciottellino da piccolo. Che poi appena si allena, boh, 14 kg di muscoli. Didino te gonfia. È un bullo poi. Ma tutto passato. Perché si preoccupa per Harry.
Fa proprio tenerezza qua sto pezzo del libro. Dudley, tenerezza. Oh, so, incredibile. Voldemort è rinato? Ma Didino, tenerezza, madonna, ragazzi. Tutti a parlare del piano per proteggere gli zii. Perché Harry se ne deve andare e tutte cose. Perché in teoria ci sono pure due maghi a fargli la scorta, questa gente è portata, oh. Gli zii infami, vabbè, ma gli zii del Chosen One, E Dudley domanda una semplice cosa. Ma perché lui non viene con noi? Ma dov'è che va? Non capisce! Per lui Harry fa parte della famiglia e deve andare con loro. Ah, porca mamma mia! E Petunia e Vernon spaventatissimi! Che cazzo succede? Mo' va bene lo psicopatico che fa le robe pagane! Sì! E qua sbatte pure la portiera! E ma lo vedi? Dudley te fa la marfogliata, poi vedi perché. Te fanno capire che la nuova generazione, i giovani, sono meglio dei vecchi. Che odiavano i babbani dalla parte di Lucius, per esempio, o i maghi dalla parte di Vernon. Vernon e Lucius sono uguali. Potrebbero andare d'accordo se non fosse che stanno in posizioni opposte. Ma sono uguali per quanto riguarda il razzismo, il babbanismo, maghismo. Ma sta gente, i figli, tipo Dudley e Draco, tutte e due qua a D. La volontà della D. Non esageriamo. Comunque sta gente rovinata dai genitori, che se so così è colpa dei genitori che gli dicevano: oddio i papani, che schifi i papani, i maghi fanno cagare. Sta generazione è meglio dei genitori, giovani meglio dei vecchi, sempre, anche adesso, anche in Italia. E alla fine fanno le loro scelte, scelte, e se scoprono tutti e due bravi. Io quando leggevo dei Dudley che saluta Harry con affetto ero più stupito di Harry, stupeficiumato proprio. Ed Harry per la prima volta lo chiama Big D, il soprannome carino con cui lo chiamano gli amici sua. Big D, la D, non più un maiale con la parrucca. Adesso progressi, eh. Ah, Didino piccino. E tu manco lo sai e pensavi che Didino fosse stronzo forever. No, giustizia per Didino. Qua invece sotto trame comica stecca, vabbè. Ne conto 3 in 4 secondi, eh. 1, 2, 3. Mannaggia Bellatrix. Ma anche che sotto trame comiche era meglio metterla uguale. Non c'è tempo perché titoli di testa un'altra volta, staccati da prima. Ma che fare al fantasy? E dopo un po' pare il titolo Fantasy F-A-N-T. Indovina quante lettere ha? 7. E allora ditelo, coi ci credo? Io non dense. Il film inizia sul serio. Gente che vola, è Piton. Famo che va bene che lui voli. Poi te dico perché. Che arriva nel primo capitolo del libro. Piton passa attraverso il cancello di Villa Malfoy. Magia! E grazie al Carcrux. Riunione degli ingurgitamori. I degusta decessi. Non ho capito. I mancia morte. E di mancia morte. Per Gaunt. Con la professoressa Charity Burbage. Appesa al centro della sala come un insaccato. Il pensiero corre a James Potter. Insomma, quando verrà trasferito Potter, prima che la protezione datagli dai parenti grazie al sacrificio della madre non si esaurisca al compimento di 17 anni, insieme alla traccia, il modo che il ministero ha per sapere se i maghi minorenni fanno magia fuori scuola, anche se è uno scandalo come non funzioni sta cosa, perché pure uno che te fa vicino una magia la colpa ricade su di te. Che domanda lunga, mio signore. Sabato prossimo. E no! Yaxley ha sentito invece da suo cugino che verrà trasferito il giorno prima del compimento dei suoi 17 anni, che è il 31 luglio, quindi il 30. È pure più logico, no? Ma mi fido più di Piton, che è bravo. Oh, la scena sta andando a parapara al libro, eh? Forse stavolta. Che ne pensi tu, Pius o Tous? O tu Soe? Ma come cazzo si chiama sta gente? O tu Soe? Sì, o tu Soe. Pius, uno dei pezzi grossi del ministero. Il direttore dell'ufficio applicazione della legge sulla magia. Mangia morte? No! Pius è stato imperiato dagli Huxley. E sta al posto suo, vicino a Scrimgeour. Magari pure qua imperiato, eh? Voglio credere che lo sia. Anche se ci hanno fatto vedere al quarto film che c'hai la cataratta quando te imperiano. E da quello che dice, non pare proprio. Vabbè. A Voldemort gli serve un'altra bacchetta per uccidere Harry. Perché questa è gemella di quella sua. Il priore incantazio, tutte cose, tutti in picci. E non si possono far troppo del male. Qualche volontario? Io! Scegli me, scegli me! Oh, moglie di Tim Burton! Ex moglie! Cioè, Bellatrix! No, non è vero che si offre, eh? Signor Oscuro Senpai, signor Oscuro Senpai! Ma hai fatti col cazzo che ha bacchetta gli dai! E allora, colui che non lo devi far incazzare, la prende al Lupo Lucius! Zan! Non te sta bene? Ma che scherzi? Prego, prego! Va tutto il bastone! No, grazie! È kitsch! Fermo però! Fermate! Fermo! Non riesco a pigliarla! E dammi qua! How could this happen to me? Bella bro, oh, c'ha pure il serpente. Me fa pandan con Nagini. Nagini, eccola! Gina Nagina! Ecco da die. Anzi no, ci ho ripensato. È ridondante. Troppi serpenti. Spacchete.
Oh, il film sta dicendo addirittura che la bacchetta in olmo con cuore di corda di drago. Sta scena è molto simile al primo capitolo del libro. Hanno tagliato cosette, tipo la presa per culo a Bellatrix e Narcissa, per Andromeda, la terza sorella che ha sposato un babbano, Tonks. Che la figlia Ninfadora si è sposata con Lupin, un lupo mannaro. Non sono mannarista ma... Tox e Lupin in tutti i film tagliati che la spada di Godric popò. E pure i genitori. Ma comunque, bra, o vedi a divide i film? Bra, bisogna divide. La professoressa Burbench, o come si chiama, guarda, insegna babbanologia e afferma che bisogna coabitare coi babbani, che non sono così diversi da noi. Restiamo babbani. Buonista, babbanista, che schifo. Sono razzisti al contrario. E infatti guarda, ci sta provocando. Rettilisti. Io invece dico che la vada è sempre legittimo. Bravo, ti voto. E lei poverina supplica Severus, please. Come silente, mi sto rendendo conto al film prima. Severus, please. Forse non è voluto, o forse sì. E Piton, lasciami perdere, guarda, c'ho le cose mie, non posso far niente. Ho le mani pastogliate, mi dispiace, sto messo peggio di te. Mi permetto di dissentire, bus. E infatti Avada Kedasta. La professoressa di babbanologia, ex collega di Piton, morta. Inizi dei film allegri e dove trovarli? Bello il film de drago che te fa capire che continua a non essere proprio contentissim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 o de come sta andando la situation. Addio Charity Burbage. Insegna agli angeli come essere digeriti da un serpente. Che per un terreno non è un serpente, cioè il mortacictus, maledictus. Nagini, la cena. Ma come la cena? Ma allora è cannibale. Ma che ne so, guarda, io non ho ancora visti quei film, eh? So questo perché stava nel trailer. Maremma vela. Cambio scena. Minutaggio de Silente che fa ciaccia. Ed Harry che guarda nello specchio che gli aveva regalato Sirius per mettersi in contatto con lui. Mi pare che non l'hanno mai fatto vedere. Lo fanno vedere adesso? Vabbè. Però attenzione, lo specchio non ci speravo. E improvvisamente vede un occhio azzurro cicciare fuori dal riflesso. E chi cazzo è? Il re della notte. No. Silente. Azz. Ma non era morto? Che abbia finto. Sta insieme a Elvis, Michael Jackson e l'inventore dei bacchette dell'equilizia su un'isola. Ha abbandonato tutto e li ha lasciati da soli con Voldemort. Bastardo! Inquadratura di un altro giornale. Vita e menzogne di Albus Silente. Vita e menzogne. By Rita Skeeter. Ah, e te pareva. E poco più in basso, il Fias Dodge. Vecchio amico, ma vecchio per davvero, di Silente, che ha scritto il necrologio in suo onore. Se chiude la borsa e via al piano di sotto. Col momento a Marcord. Harry apre la porta della sua vecchia camera, quella che aveva prima di sapere che fosse un mago. Lo stanzino del sottoscala. Quanti bei ricordi! I ragni che lo assartavano ogni mattina. Lo spazio ristretto che pareva d'essere pietrifictus totalusati. Gli attacchi de panico nel sonno. Ah! Bussano a quest'ora della notte. Chi sarà mai? Vai a vedere Harry Potter, vai! Sono gli amichetti maghetti! Yeah! E insieme a loro tutte guardie Auror. Eppure l'ordine della pernice. Penice, pollo magico. E qua tesoro. Compresi Flor. We show no man quota. Ma che bella. Un florellino. E Bill con gli sfregi in faccia. Quelli fatti da Greyback nel film prima, in teoria. Che già t'ho spiegato, Marchetta. Durante la battaglia con i Mangiamorte. Prima che arrivasse non è la torre dove sta Silente. E invece di fatte vedere la scena bella, un po' di battaglia fin prima, qua liquidata così, con una frase di copione. Ferrir m'ha attaccato. Ma dove? Sotto casa tua, a Villa Conchiglia. Ci ha fatto a botte al paiolo magico. Cioè, ha girato l'angolo, guarda chi c'è. Com'è? Vabbè. Mo c'ha gli sfregi. È una strana voglia di carne cruda. Che peccato però. Bill era così bello. Lo chiamavano Bill il Bello. Sai come si dice, no? Bill ma non balla. È Bill ma non balla. Ma è anche vero che non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che è Bill. Basta, ok. Comunque stanno a mette, la cosa che mi piace, un po' di frasi pare al libro. Tipo Kingsley che piscia il primo ministro babbano perché tu sei più importante. O appunto Bill e la carne cruda che dice Lupin. Mi sembra che ci stiano provando di più a seguire i libri sto giro. E dai, dai.
Oh, rispetto al sesto, i primi 10 minuti stavo a sbroccare molto peggio di così, eh. Ma molto peggio. Coi cavaliere super filler che ci perdevi i minuti veri. TV Magic, vabbè. Sono onesto, eh. Non mi sta a dispiacere. Quindi c'è Lupin e pure Tong Sosha. Bran, ho visto il finale di stagione. Complimenti. Non sono Bran. Tonks dice a tutti la lieta novella, ovvero che lei e Lupin si sono sposati. Sì, sì, basta con le notizie vere, pure le sottotrame, mo. Se no la gente si stranisce, si confonda, non è abituata. Pensiamo a trasferire il prescelteissimo Potte. Tu sei minorenne, ma non sei la nipote di Mubaragog. Vuol dire che hai ancora addosso la traccia. Sì, sì, già ho spiegato che è. Bravo. Anche se questo dice se starnutisci, il ministero saprà che ti pulisce il naso. Ma cosa? Se me lo pulisco con la magia, allora sì. Anche se no, perché ci capiscono Norcrux quelli del ministero su chi ha usato cosa. Perché sennò che cazzo vuol dire? Ma vuoi spiegare che cos'è la traccia? No, va bene. Siccome è la traccia, non possiamo né smaterializzarci né fatte usare la metropolvere, che è controllata un casino. E che famo? Andiamo in macchina? Col treno? Se famo una passeggiata? Già te lo dissi al quarto film, Harry. Non tu, Barty Crouch Junior. State zitto, Robert Robby. Tu non camminerai, Harry. Tu volerai. E lo vedi che sei Bran? Chi cazzo è Bran? Andremo con le scope e i terstal. E alcuni di noi si trasformeranno in te con la pozione Polisucco. Un grande ritorno. Ormai la usano tutti, oh. È già la terza volta, eh. Pozione pericolosa, da reparto proibito nel secondo film. Super sdoganatissimo ormai. Produzione de massa da Polizueg. Così se qualcuno ce fa BB7 Horcrux, non saprà qual è il vero Potte. Ammicchete. Non ho capito. Ma come no? Ci saranno 7 Potte. Ammicchete. Perché dici ammicchete? Non fai niente. Oh, scusa. Ammicchete. Ah, mo ho capito il piano. E quindi va attaccate poparca alla bacchetta, perché non vi faccio rischiare la vita per me. Lo sapevo che lo diceva. So sempre tutto io. Il mio non me fa la saputella, Blood, eh. Harry, dai, eh. Ce la fatta come i bolidi. Oh, ci sono pure i fratelli gemelli Wesley. Ma non incestelli. Gemelli. Ancora per due scene. Io personalmente comunque avrei trasformato proprio 7 persone in Harry. 7, no 6. Ed Harry in che ne so? Malocchio? No, forse sta missione Malocchio è meglio da no. Ma comunque in un altro. Non in Hagrid, perché la pozione polisucco non funziona coi mezzo giganti o le creature magiche. Lo travestivi da un babbano random e gli feci più all'autobus. Tanto chi cazzo controllava mai l'autobus babbano? Ma Harry comunque non vuole abbozzare. È troppo pericoloso, pernicioso. Ma se i Mangiamorte sono stati istruiti a non uscire Potte, perché lo vuole colui che non deve essere nominato manco per sbaglio? I Potte sono quelli più al sicuro in teoria, eh. Io faccio un Potte allora. Finalmente! Mundungus Fletcher! Come sta tua moglie? Che non era bella, ricordo. Io sempre stato convinto. Figli cara, chiamava. Mi crolla un mito. Gliel'hanno fatta, ammettelo! Il ladruncolo contrabbandiere, che vive un po' borderline, diciamo. Qua è importantissimo, in sto pezzo particolare, ma anche dopo. Quindi ci hanno dovuto mettere per forza. Ma io te l'ho detto che bazzica dal quinto libro, dove fa un altro evento importante, cioè fregasse tutta roba di Sirius dopo la sua morte, da casa sua. E Harry lo becca e io levano proprio dai mani. Se no non gli servivano le maledizioni senza scusa. A cassotti in bocca dove crepava. Non scherzo mica. È importante. Hermione criminalissima si arruba un pezzetto di scalpo di Harry a tradimento. Damn, it feels good to be a gangster. Aia. Sta via de puttana de babbana. Sotto tramina comica random. Attenzione che ha la pozione. Sa di piscio di folletto. E la domanda viene spontanea. Ma che cazzo ne sapete del sapore de piscio de folletto? Ma che ha provato? Forse è meglio che io non sappia. Cin cin! Avvincin! E puffete! Le grandi trasformazioni in manipolazioni, signori. Oddio! Cos'è? Kill it with fire! Kill it with firaga! Kill it with ardemonio! Ed ecco i 7 Potte! Perché chi fa da sé fa per 7. Fred! George! Siamo identici! Mannaggia i platani, quanto siamo simpi! Tutti si spogliano per mettersi dei vestiti uguali. Senza troppo pudore, tanto che gli frega. Mica il corpo loro. Mario! Harry! Vedi che completino! Che è? Victoria Skeeter? Harry, sei praticamente Bocelli. Bocerri! E sto film, oh, va sempre meglio. Scena para para al libro pure questa. Oh, è incredibile, ma chi so il regista o sceneggiatore? Sempre loro! Ma sempre Yates e Cloves. Ma che
succede? Se sarà incazzato qualcuno, tipo a Rowling magari gli ha detto: fate il tuo film, cazzo, e mettete le cose dei libri. O forse sto giudicando troppo presto e magari sto film è nazzozzato uguale. Vedemo, vedemo. Mundungus, con me. Perché? Voglio tenerti. Non dirlo, te prego. Tocchio. Yeah! Harry! Au! Il vero Harry! Eccolo! Ma non riesci a riconoscere quello vero con l'occhio magico? Ce lo vedevi sotto il mantello ben fatte vedere? Che è pure il mantello quello figo, eh? Vabbè! E mo no! Se vede che la pozione polisucca è proprio forte! Tu andrai con Hagrid in moto! La moto che era di Sirius, per chi non lo sapesse! Come i vecchi tempi, Harry! Del film unissimo! Ah! Sei contento? Ah! Ti sembro scontento, Hagrid? Minchia, un bel viaggio! What you say? Avrei dovuto lasciarti tra i ruderi qua a notte. Vabbè, regà, andiamo. In bocca al gramo. Direzione Tana. Ma che nascondino. Praticamente sì, eh. Però, no, non doveva andare alla Tana. Ognuno doveva andare in un nascondiglio diverso. Harry dai Tonks, per dire. E poi, grazie a delle passaporte, riunirsi alla Tana. E lo vedi? Ci stanno pure i Terstal. Lo vedi? Mi stappia bene, eh. Anche se sbagliano ste cosette, per semplificare la Tana, regà. Ci sta, eh. Poi mi metti il Terstal, che è qua ci c'è in più, che potevi mettere pure solo scope, eh. Bra! E poi torniamo giù. Perché Malocchio fa tipo la tipina di Fast and Food. Furious Scope Drift. Fa parte la gara. Vabbè. E sono partiti. Ti fermi che devo andare a pisciare. Ma no dai Harry, siamo appena partiti. La tieni. Ah va bene, non c'è problema. Ti piscio in sidecar. Basta. Aldo, Gianni e Giacomo segna. Sono partiti. Torniamo dietro. I mangia merda. I mangia morte. Li hanno già circondati. E i mangia morte sono sulle scope. Ma ove? Te lo dicevo io che vola solo Voldemort. Lo vedi? Non sono pazzo. No, al sambuco non ci vado. E invece volavano tutti. Ci avete fatto vedere due film dove volano. E mo? Sue scope. E non dite che è l'effetto loro della smaterializzazione. Perché volavano proprio, eh. E facevano pure l'attacchi, eh. E poi si vede pure Voldemort che lo fa uguale, eh. Incominciate, eh. Ma per me gli hanno dato una strigliata a sti due, se non si spiega. Vabbè, l'hanno cioccati subito. Ma come? La falsa notizia era stata fatta girare. E Yaxley appunto c'era cascato. Ma non Piton. Ma chi l'ha detto a Piton? Ma che ci stanno le spie, non figlie di Marie? Non c'è tempo per questo. L'Horcrux Clan se vuole in guatta Harry. E quindi lui vuole fermarsi per aiutare gli altri. No! La missione è salvare il soldato Potte. Non se può fare Harry, mi dispiace. Hagrid schiaccia il pulsantone messo da Arthur Wesley, che ha modificato la moto. E ci ha messo il pulsante d'autodistruzione. No! Il NOS magico! Il MOS! Oh, it's Fast and Furious, per davvero. Fast and Lucius! Oh, sempre meglio sto film, eh? E invece no! Va per strada, Hagrid, nel traffico. Ma do cazzo vai? Ma vola che vai più veloce! Te devi mettere a schivare le macchine babbane! Ma poi che fai? Coinvolgi i babbani? Ma sì, ma sono semiardi! Niente, a questi ci ripensiamo, Michael Bay. C'hanno sta americanate che devono entrare proprio a gamba tesa. Michael Bay, esplosioni, rulotto che rotolano. Le macchine che fanno sboom e sbam e sbi. Famola passare. Questo va pure contro umano. Dissennatori? È lì! Arrestatelo! Un'altra frebutatina a Men in Black. A seconda a 15 minuti. E ripiano quota. E Vigilie svolazza intorno. E cosa fa? Edwige sta in gabbia dentro il sidecar. Vabbè, hanno voluto fare che difende Harry. Ah. Hello, motherfucker. Forse era meglio che se faceva affari sua. Vabbè, non sarebbe cambiato niente. Perché l'importante è che, mentre Harry scappa, Edwige schioppa. Edwige, no! Mamma mia che brutto. Pure nei libri quando leggi che l'Avada Kedavra colpisce la gabbia, piuttosto che Harry o Hagrid, ci rimani proprio male. Edwige, la prima vittima del settimo libro film. La seconda dopo la professoressa là. Ma che ce frega, che l'abbiamo mai conosciuta? Siamo mai andati ai tre manici di scopa con lei? No, e allora Edwige. Addio Edwige, insegna agli angeli a trovare i latitanti e a dargli lettere quando manco il ministero gliela fa. Tu ministero, seguivi Edwige. Trovato Sirius e
E ok, e il film ricala. Mamma mia, cartalena d'emozioni sto film. Precipita, peggio da moto qua. Perché? Spieghino numero 2. La scena vera è che Harry sta nel sidecar e Hagrid casca dalla moto. Perché Hagrid non lo fai svenire con un cantesimino, una botta, quello che è stato. Ma vabbè, Harry sta nel sidecar con Edwige morta. Poi passa sulla moto e il sidecar si stacca ed Harry lo fa esplodere con Edwige dentro. E dai, e dai, e dai, e bombe, bombe, bombarde massime. No, con frigo, mi pare, però vabbè. E gli si stringe il cuore quando lo fa. Ma per scacciare la gente, no, capito? Ha dovuto fa. E il cappuccio di un mangiamorte si abbassa, rivelando Stan Picchetto. Stan, un mangiamorte! Sembrava così bravo al terzo film. Che stesse facendo il doppio gioco anche allora? No, è stato imperiato ovviamente. Perché i mangiamorte usano pure getti innocenti. Ed Harry lo expelliarma. E un altro mangiamorte capisce che lui è il vero Harry. Perché l'expelliarmus è la sua firma. L'ha usato anche al quarto film. Ed è sembrato strano a tutti. Contro Voldemort lo ammazza expelliarmus. Nessuno in pericolo di vita se mette expedia a disarmà. E chiamano Voldemort. Qua invece grazie Edwige l'hanno riconosciuto a quanto pare. Bah, arriva Voldemort. Che mo è l'unico, anche se non più, che vola. Sti film se contraddicono da soli. Parte, ho perso il conto, bus. Ecco che Voldemort lo sta per secca. Harry sta in bottissima. Ma la bacchetta di Harry decide che non gli sta beh. Che devo fare ancora un po' di sordi. Quindi ancora un film e tre quarti faccio fa. E contrattacca. Da sola. E volevi, bus. Voldemort non ci rimane troppo beh. Perché che succede? Per i nuclei gemelli. Ma quali nuclei gemelli? La bacchetta è Delucius. Voldemort ci rimane ancora meno beh. Perché non capisce che sta succedendo. E ridaglie col turbo. E che cazzo? Harry raggiunge la tana. E si schiantano. Molto peggio di così. Tana libera tutti i bus. O rifamo. La tana, uno stupeficium in faccia al decoro urbano. Ministero, che vogliamo fare? Un bel avviso de garan magia Arthur Wesley? Eh? Lo vogliamo mandare? Una strillettera de garanzia? Che fa come gli pare? Engorgia casa? Modifica la roba babbana? Rapisce dalmata? Non lo so io. Prima tocca vedere se torna. Perché Harry ed Hagrid sono i primi ad arrivare. Anche se doveva già essere tornato qualcuno. Prima di loro. Grazie alle passaporte che t'ho detto. Negli altri nascondi. Come i tram funzionano. Gente ammancata la passaporte di mezzanotte. Di mezzanotte e 10. Esempio. E si cagano. Ma almeno Harry reincontra Ginny. Oh, caruccetta. Una bellezza acquamenti e sapone. Harry, bla bla bla. No, se siamo lasciati al film prima. Anche se non lo sai, perché c'è la scena. E perché? Perché io ho le missionissime da prescientissimo. Non perché sono uguale a mia madre, eh. No, no. Non ho il complesso di Erripo. No, 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 no. Harry, sta cosa non c'ha senso. Superiamola insieme. Vattene. Arriva Lupin con un Harry che non si sente veramente bene. E chi sarà? Lo vedremo dopo. Adesso c'è una cosa più importante a cui pensare. Cioè che Lupin... Incorreggibile Lupin... Sbrocca Harry. È uno di loro! È un nemico! No! Può essere che lo sia Harry. E vai col quizzone del muori. Quando Harry entrò per la prima volta nel mio ufficio al terzo libro, quale creatura magica c'è stava? Beh, tu, il lupo mannaro. Potrebbe essere valida, ma a parte me! Ma chi si ricorda? Se parla di 4-5 anni fa! Avada Kedavra! Un avvicino! Ah, vedi che bravo! Scusa, Harry! Era necessario! Mettemi le mani in faccia? Sì, come dice Malocchio. Vigilanza costante! A proposito, dove sta Malocchio? Qualcuno ci ha traditi! Se no, come facevano a sapere stasera? Eh? Eh? Discorso interruptus! Perché arriva qualcun altro? A ridaglia che ha paranoia! Qual è il modo in cui non mi devi chiamare? Se no, rosico. Nego! No quello! Ti ha dato che davro l'anima di Maledictus tua! Kingsley Sackerbolt! Perché non è divertente accostare la tua palette di colori al famoso dolce. Un po' farete, dai. Dai, non sfottò, è una battuta, siamo amici! Io poi sono lupo mannaro e mi piano sempre per culo! Non è mica come dire negro.
Non me te crucio. Vabbè, sono loro. Come hanno fatto a cioccate? E vige. No, per l'Expelliarmus. Perché infatti Lupin rirosica subito. Hai usato l'Expelliarmus, non si fa. Almeno schianta, e che cazzo. E Harry giustamente dice: ma se schiantassi gente quando stiamo su Escopa a quell'altezza, è come fa una maledizione senza scus. Precipita. E poi che devo fa? Ammazza sta il picchetto. Una vittima. E Lupin praticamente gli dice: sì. Oh, c'hai pure ragione, eh? Ma schianta uguale! Ma Harry non ce vuole sta! Bravo Harry! Harry fa come gli pare, come pensa lui sia giusto. E infatti chi è il protagonista? Ma che vuol dire? Chi è lo prescelto? Tu! E allora accuccia! Tornano pure Bill e Flor. Subito dopo anche Tonks e Ron arrivano sani e salvi. Fino adesso! Perché Hermione tenta di strozzare Carotino! Se siamo scordati di controllo a lei! No, perché gli vuole bene! Ron Chan! Hermione Mad! È stato proprio bravo! Sì, vabbè! Morron bravo! Vabbè, allora tutti! Gazza, ministro della magia! Sempre questo tono sorpreso! Altra città ai libri, sono belle ste città ai libri! Infine, tornano pure Fred! Che ne sai che so Fred? Oh, so, fidate! E Arthur! Siamo gli ultimi? No! Mancano Malocchio e Mundungus! Nessuno lo dice? Lupin! Dov'è George? Il mio amato figlio e amatissimo fratello che ti abbiamo affidato. Perché lo sai che non siamo mannaristi. Siete proprio come noi, eh? Anche se noi siamo puro sangue da 9.747.000 generazioni. Ci fidiamo pure dei babbani. I babbani, wow. Che carini! Harry, te volevo chiedere infatti, conosci qualcuno che ha fatto una cucciolata? È dal secondo film che ne vorremmo uno. Già magico cippato però, eh? Ma torniamo a te, Lupin. Dove sta George? Eh? Dove sta? Eccolo di è! Con buco in testa! Dove prima c'era una orecchia! E invece qua, meh, sfregiatino. Ma io la orecchia ancora la vedo, eh. Doveva essere proprio tagliato via. Frim de Arthur che accusa tantissimo. E eccolo! E te credo, poverini. Stanno già due figli sfregiatini. E a me m'ha detto pure Felix rispetto a lui. Che tragedia, che disastro. Tutti piangono. Ma Harry rompe dentro sta tristezza immotivata. Ma che cazzo ve piagnete? Harry? Si può far ricresce, no? No! Ma come no? A me fecero ricrescere tutte le ossa al secondo film! Ma non si può far ricrescere una orecchia tranciata da una maledizione! Ma pure le ossa mie erano sparite per colpa della maledizione! Ma non si può far ricrescere una orecchia tranciata da una maledizione oscura! Eh sì, vabbè, quando ve pare si possono fare cose, poi quando ve pare no! O come da Collibus! Così è più tragico, va bene? Oh! Come ti senti, Giorgi? Romano! What? Oh, bello fratello! Mi morta Shiftus tua! All'osteria de Diagonale! Parapozzi pozzi po! E calla! I danni cerebralissimi! Chiudemolo al sammungo e scordamose di lui! Tanto c'è sto io che so uguale! Come il foro! Sai no? Il foro! Romano! Ah, questa è una battuta? Questa per te fa ride? E calla, i danni cerebralissimi. Non c'è manco bisogno di andare a trovare, secondo me. Ma te ne potevi inventare una meglio di battuta, frate? Te l'ho servita su un piatto d'argento dei Goblin. Rimetti a cena. Come ti senti, Giorgi? Come ti senti? Senti. Sta più a per culo. Come ti senti? Da una parte sola, ormai. Vabbè, rimaniamo col foro, dai. Il principe del foro, Phoenix Wright. Ma io lo sai che invece sono quasi contenta. Così adesso almeno gli riconosco. Ma chi è stato a segargli la ricchietta? Non te lo dico, non te lo dico io. Piton! Col Sectus Empra. L'incanto piercing. Che può andare male. Fa infezione, un bordello. E Harry così odia ancora di più Piton, eh? Vabbè, ma dicevate che mancava qualcuno? Malocchio! E Mundungus! Malocchio è morto. Per colpa di Mundungus. Malocchio senpai! Tox la pia molto male, perché era affezionatissima ad Alastor. Era la pupilla di Malocchio! Il suo fleur all'occhiello! Spieghino numero 3! Voglio vedere quanto arrivo. È successo che Mundungus, per usare un termine tecnico della magia moderna, ha strippato Bus e si è smaterializzato via non appena ha visto Voldemort, lasciando da solo a morire l'Auror più bravo che ci sia. Che c'è stava. E poi silenzi! Silenzi!
che durano mezz'ore e cambio scena. Ma come cambio scena? Continuiamo con lo spieghino nel prossimo episodio, perché ho riassunto tipo 20-25 minuti di film in 40 minuti. C'è qualcosa che non va e dovrei farne uno in 7 giorni. Però come facevano a sapere del piano? Chi ci ha tradito? E soprattutto, Harry avrà escogitato un piano per trovare questi Horcrux? O non sa proprio dove sbatte la capoccia? Tutto questo nella prossima puntata! No, te lo dico subito. No, Harry non sa che cazzo fa. Silente gli ha detto, va a cercare gli Horcrux. Vai, ma dove? Sei libero, corri verso il bosco. Questa è la situazione di Harry. No, va bene, fine!